donna non dipende dai vestiti che indossa, né dall'aspetto che possiede, o dal modo di pettinarsi. La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l'amore. E con Zucchero abbiamo omaggiato tutte le donne del mondo, tutte le meravigliose donne che abbiamo qui a fianco a noi, le mamme, le ragazze, le nonne, tutte le meravigliose donne. Che mondo sarebbe senza una donna? Qui partirebbe un grande interrogativo. Sicuramente non sarebbe un bel mondo. Quindi, con i loro difetti e con i loro pregi, noi amiamo tutte le nostre donne. E dopo questo momento romantico e sdolcinato, mi sono anche emozionato. E mi escono le rime. E mi escono così da sole. Nulla di programmato. Incredibile. E allora, riprendiamo la nostra rubrica Accade Oggi. Era il 1936? No, scusate. Voglio darvi un'altra piccola notizia. Abbiamo parlato prima di molti personaggi che sono nati oggi, l'11 dicembre, e allora ne citiamo alcuni. Uno di tutti è il nostro grandissimo Gianni Morandi. Signori, oggi Gianni Morandi fa il compleanno, quindi andate sulla sua bacheca e andate a scrivere un grandissimo augurio. Il nostro Gianni Nazionale, l'instancabile Gianni Nazionale. Gianni, come faremo senza di te, Gianni? Ed era il 1944. Ma prima ancora, signori, è nato nel 1916, pensate un po', l'11 dicembre del 1916, un grande della musica latina, Perez Prado, musicista e compositore. Lo sapete chi è? No, o sì? Con il suo Mambo Number 5, adesso noi vi riproponiamo la versione del 1999 un po' ripresa da Lou Bega. E poi passiamo a Gianni Morandi. Signori, Gianni Morandi, intanto celebriamo il grande Perez Prado con Mambo Number 5. Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5. So come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good, let me simply singing the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Trenino e studio. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Ci stiamo scatenando qui io e JT da soli in studio a ballare con i pinguini, con questo Mambo Number 5 a omaggiare il grande
Perez Prado, nato nel 1916, ahimè morto un po' di tempo dopo. Comunque è stato un grande che ha lasciato un segno. Ma signori e signori, io non riesco ormai a trattenere l'emozione per il nostro Gianni Nazionale. Ragazzi, Gianni, quanto ne ha fatte Gianni Morandi, eh? È stato un grande nel suo tempo, e tuttora ancora lui continua a non mollare. E allora, signore e signori, io qui chiederei un rullo di tamburi, chiederei proprio una standing ovation, chiederei, e non iniziamo, prima dobbiamo andare lì, senza sedere, fermo. Allora, signore e signori, credo che omaggiare Gianni Morandi con la canzone proprio per eccellenza che lo ricorda sia meraviglioso. Allora, rullino i tamburi. Fatti mandare dalla mamma. È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa per uscire di casa. Fatti mandare dalla mamma a prendere latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, e se lo rivedo e gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere latte. Scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Dai, scendi, vieni giù. T'ho vista uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, che se lo rivedo e gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Nel 1944, quando nasceva la bellissima voce di Gianni Morandi. Gianni Morandi, festeggiamo con lui i suoi 72 anni, un giovanotto che ancora lo vediamo saltare sul palco in TV. Un grande Gianni. Ciao, ti vogliamo bene, un augurio da tutto lo staff di Radio Tele Locale, e chissà, magari un giorno ti troverai qui a Chiaramonte e verrai a dire due parole ai nostri microfoni. Adesso, ragazzi, dopo aver rifatto alla grande gli auguri al nostro Gianni, noi continuiamo con la nostra rubrica Accadde Oggi. Allora, JT, qui oggi si suda, JT. Allora, era l'11 dicembre del 1941, e nell'ambito del secondo conflitto mondiale, Italia e Germania, a quei tempi, se vi ricordate, per chi c'era, dichiarano guerra agli Stati Uniti d'America. Grandi, eravamo grandi in quel periodo, eravamo troppo grandi. Era il 1941. Invece nel 1946 viene creato il fondo dell'ONU per l'infanzia. L'UNICEF nasce per sostenere i bambini vittime del secondo conflitto mondiale, causato purtroppo anche da noi. Era il 1946. 11 dicembre del 1967 presentano all'aeroporto Blagnac di Tolosa il prototipo del Concorde, lo 001, il primo aereo di linea supersonico. Francia e Gran Bretagna approvano la modifica al nome del progetto, nato come Concorde, aggiungendovi una E finale. Ma attenzione, signori e signori,
Era l'11 dicembre del 1972. Sbarca sulla Luna, la Luna, la missione spaziale americana Apollo 17. Gran successo per gli americani dopo tanti tentativi. Allora, per omaggiare la Luna, non gli americani, per carità, sempre in debito i nostri salvatori, eccetera, eccetera, eccetera. Però noi omaggiamo la Luna e quale canzone del passato che la ricorda me? Passo le notti a camminare dentro un metro, sembro uscito da un romanzo giallo, ma cambierò, sì cambierò. Gettano arance da un balcone, così non va, tiro tre calci ad un pallone e poi chissà, non sono ancora diventato matto, qualcosa farò, ma adesso no. Luna, Luna, non mostri solamente la tua parte migliore, stai benissimo da sola, sai cos'è l'amore e credi solo nelle stelle, mangi troppe caramelle. E Luna, Luna, ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare. Restiamo insieme questa notte, mi hai detto no per troppe volte, Luna. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', se sono triste mi travesto come Pierrot, poi salgo sopra i tetti e grido al vento, guarda che anch'io ho fatto appunti con Dio. Ho mille libri sotto il letto, non leggo più, ho mille sogni in un cassetto, non lo apro più. Parlo da solo e mi confondo e penso che in fondo sì, sto bene così. Luna, Luna, tu parli solamente a te innamorato, chissà quante canzoni ti hanno già dedicato, ma io non sono come gli altri, per te ho progetti più importanti. Luna, Luna, non essere arrabbiata, dai non fare la scema, il mondo è piccolo se visto da Maddalena, sei troppo bella per sbagliare, solo tu mi sai capire. Luna, e guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', a mezzanotte puoi trovarmi vicino a un jukebox, poi sopra i muri. Ed era Gianni Togni con Luna, per omaggiare la Luna che splende in cielo. Comunque, ritorniamo qui in diretta, sono le 16:21 e abbiamo in diretta, finalmente, non l'abbiamo potuto tenere fuori dalla puntata, il nostro Vincenzo Burrafato in diretta dal campo comunale di Chiaramonte Gulfi. Vincenzo! Ciao Giuseppe, buonasera a tutti i radioascoltatori. Sì. Siamo qui nella diretta comunale. Come va? Come va? Siamo, sì, questo è il secondo tempo tra San Giorgio, Ragusa e Chiaramonte, dove il Chiaramonte sta vincendo 1-0. Ah, conduciamo per 1-0. Sì, c'è stata appena una posizione del Ragusa dove il portiere Calù è uscito di pugno e ha respinto appunto questa posizione davvero invidiante, no? E bene, questo, bene. C'è un bel match molto teso, però porteremo a casa il risultato, cosa dici? Tecnicamente stiamo giocando bene, ce la facciamo, credo che stiamo giocando bene, bene, bene. Sì. Va bene Vincenzo, richiedici la linea quando vuoi, se ci sono aggiornamenti basta uno squillo e noi siamo in diretta. Assolutamente sì. Va bene, a dopo allora, ciao Vincenzo. E abbiamo sentito il nostro Vincenzo che ci ha dato questa bellissima notizia dove la Chiaramonte conduce per 1-0 in casa contro il San Giorgio Ragusa. Ma visto che abbiamo dato la linea qui al campo comunale,
diamo anche un giro di campo nazionale. Non abbiamo purtroppo gli inviati per tutti i campi, quindi sarò io a elencarvi i risultati correnti della giornata della Serie A.